Che bello è, ragazzi. Io ho goduto da morire. Cioè, ma non per la Juve, perché non me ne fotti un cazzo. Cioè, ma più che altro ti giuro perché. Perché godi? Ma per il Real Madrid, ma tutto il Real che è una merda di squadra troppo presuntuosa. Cristiano Ronaldo, c'è stato il signor Vidal, ci sta. Caga, non tocca in pallone stasera. E in effetti non ha toccato il pallone. Cosa gli ha detto? Vieni qua che non tocchi un pallone stasera. No, vai. Bene, caga, non ce la faccio. Con più enfasi, ragazzi. Con più enfasi. Bene, caga, non tocca il pallone stasera. Che bello. Dai, dai, che questo, bello questo tipo di enfasi ci sta. È stato fantastico, no? Anche perché, cioè, finalmente abbiamo trovato una squadra che ha fatto il culo al Real Madrid e... Attenzione, perché se la Juve segna un gol al Bernabeu... Il Real è fuori, lo si sappiamo, vola. Che poi la Juve si mette 10 uomini davanti alla porta e si vola a Berlino. E si va, andiamo a Berlino, Beppe! Andiamo a Berlino, Beppe! Andiamo a Berlino, Beppe! Sì, ma questa volta sai chi trovate? Dove attenzione. Dove andiamo? Andiamo a Berlino, Beppe! Che cazzo mi registri? Ma oh, quanto sei bastardo? Assolutamente no. Ma attenzione, perché nell'altra semifinale... Nell'altra semifinale, ti prego, Pupo, mettimi la base che mi fa spruzzare! Ora spruzzo! Vai! Ok, non me la vedo. Che bastardo! Ma quanto sei in merda! E qui, guardala lì! Ma che bastardo! Ti prego, mettimi la Pupo. Sì. Stai spruzzando? Ma perché non me la metti? Tu sei bastardo proprio! Ma chi la taglia? Oh! Ok! Tottenham es un clan. Son la gent blaugrana. Grazie Pupo per la base, perché ieri il Barcellona senza messo in conto che roba triste. Che roba triste. Comunque canti di merda. Sì, lo so, la voce del cazzo. Ci ho detto al conduttore, è una voce di merda, è una cosa che non si può sentire. Ho detto che canti di merda. Canto di merda, però allora prendo il complimento nello speakeraggio. Hai una bella voce comunque, te la puoi fare mettere anche nel disco. Sì, e secondo e secondo me se me la metto nel disco ho anche una bella voce in quel caso. Tipo, ehi Gabriele, cosa stai facendo con quell'arnese lì? Allora, ragazzi, 3 gol con un Messi in versione messia. Cioè Neuer, non avevo mai segnato a Neuer ieri con un pallonetto, io giuro mi sono sentito male. Saluto il mio amico Gaetano che mi ha prontamente preso perché io stavo svenendo e mi ha dato l'acqua con lo zucchero, sono stato malissimo, malissimo. Ho perso la voce e temevo di non poter andare in onda oggi perché ieri veramente giuro ho perso la voce. Tutto il mondo sa che tifo Barcellona e ieri il Bayern Monaco col... la squadra più forte del mondo, tutti dicono che è la squadra insomma imbattibile con Pep Guardiola che ci ha fatto vincere tutto. Gli abbiamo fatto un culo così con Super Messi che li saltava tipo birilli, ma che bello è stato. E tutti a casa, tutti a casa, e tutti a casa, tutti a casa, il Barcellona porta a casa la vittoria. Cioè, ma tu lo sai che se noi perdiamo 4-0 alla Lens Arena io faccio la figura di merda. Tu se ne frega. E sei consapevole, vero? Ma chi se ne frega. Vabbè, comunque martedì ci sarà il ritorno alla Lens Arena Bayern Barça e poi ci sarà Real Madrid Juventus, quindi in bocca al lupo alla Juve. Ci vediamo in finale a Berlino. Andiamo a Berlino, ma che bello è. Vabbè, a proposito di omosessuali, ci godiamo Rosario Muniz, vai. Ho la fuga nel culo, che mi bolle dentro. Ho la fuga nel culo, basta, basta, basta. Voglio un cazzo enorme, con una cappella larghissima. Voglio un cazzo enorme, con una cappella larghissima. Mettiti in fila. Ho la fuga nel culo. No, ma la gente sta male. La gente sta male davvero. No. La gente sta male. Sai Pupo... che ho trovato un video. È il fratello di. No, di ma questo. Dai, pure lui è maccato. Ma dai, non ci no, credo. No, praticamente ha raccontato la storia che lui è andato via di casa. Dice: c'è stato un periodo che Rosa. Qui come cazzo si chiama questo? Rosario Muniz. Rosario Muniz. Siamo sempre a rischio denuncia, te lo voglio dire. Vabbè, così. Dai, sai, ma capirai. Sì, ma che ce ne che frega. Che cazzo ce ne frega. Comunque, suo fratello l'ha reclamato. Ecco, torna a casa. Sì, guarda, io direi che ci vuole una casa di cura, non una casa. Attenzione, perché in una parola
In una parola, cosa pensi dei giapponesi tu? Onichiwa. Onichiwa. Grazie Pupo per la base burlona. Perché devi sapere, Gabriele, dovete sapere tutti coloro che sono sintonizzati disgraziatamente su Evolution. Che sfiga. Che i giapponesi hanno una nuova moda, dato che hanno qualche turba mentale seria. Si scelgono la bara. Si scelgono la bara, si scelgono colore, modello e in base ovviamente alla comodità. Cioè, noi siamo abituati a comprare e a scegliere le macchine. Sì, esatto. Marco, prendi spunto. Azelio ce l'ha con te. Azelio. Non io. Pupo. Sì, ti rendi conto che questi cretini, invece di pensare a ficcare, vanno giustamente a scegliersi le bare e... Cioè, sono anche abbastanza puntigliosi nella loro scelta. Cioè, se è scomodo non la prendono. Pagano. Sì, ma sai qual è la giustificazione di merda che hanno questi che non vedono un cazzo? Ti prego, allungami la base, per favore, perché questa la devo assolutamente dire. Cioè, loro dicono... Cioè, alla domanda, giustamente, ma che cazzo ti compri la bara? Te la scegli? Loro rispondono, ma noi passiamo più tempo da morti che da vivi. Quindi la maggior parte della nostra vita è trascorsa da morti. Che cazzo di senso ha? Ma che cazzo sei andato a fare, amore? Giappone? Bravo! Bravo! Come che cazzo sei andato a fare? Rimani doveri, no! Rompi i coglioni a scegliere le bare! C'è un ospite molestissimo abbiamo. Ma attenzione, salutiamo naturalmente a tutti coloro che stanno entrando in studio in questo momento. Ma non sta entrando nessuno. No, c'è un ragazzo che è intrattenuto. Vincenzo. No, ora ci denunciano sicuramente. Ma andiamo il disco, quello che non si aspetta nessuno, alle 22:56 minuti. Devi sapere, mio caro Gabriele, sì, che a un certo punto noi mandiamo un disco, cioè mettiamo musica di merda fondamentalmente, però a un certo punto mandiamo un disco di quelli che fa capire che Evolution ne capisce di musica e quindi insomma abbiamo due coglioni così. Questo è fantastico. Il lato molto gold bello. Del... Sì, me lo mandi un urlo, coglione. Vai. Come rovinare un disco fantastico. Come rovinare un disco fantastico. Vai. Fantastico, indiscutibile. Però abbiamo scoperto un plagio grazie a Vincenzo Burrafato, che ci fa notare che in effetti sembra Lenny Kravitz preciso. Ma del tipo che Lenny Kravitz ha copiato spudoratamente i Timex Social Club con Rumors su Evolution Radio Telelocale ogni giovedì sera. Non ha senso quest'urlo, però sono riuscito così. Isterico da coglione. Esatto. Un urlo isterico. Che isterica coglione. Attenzione. Arrivati alle 11, il momento, attenzione, momento catartico.
perché si apre la Disadattati dove vuoi. Pezzi di merda, ci mandate gli audio messaggi al 345-93-39370. Dai Pupo, metti la mano. No, quello è lo spot. Non è nessuno, non ci fate caso. Mi piace. Mi è piaciuto, a Pupo se l'è voluto risentire. Vabbè. Va bene, andiamo. Vai. Nella vita ci vogliono i numeri e per fare radio ce ne vogliono tanti. Sì. E allora un grande bacio e un forte abbraccio a grande Marco Lazzarelli. Ma che bello! Ho avuto l'onore, il piacere e la fortuna di conoscere qualche anno fa. Un bacio grande a tutti voi. Ciao Marcolino e in bocca al lupo per tutto. Baci da Ivana. Ciao Ivana, ti amo alla follia, la tua voce è migliore della mia. Vai! Lazzarelli! Oh! Ti tiro la testa! Ma perché? No, va dai! Non ho fatto niente! Tu lo sai che sei il mio speaker preferito? Sì, eh? Anche altro. Non farmi arrabbiare, ti prego. Andiamo, dai. Questi sono fantastici. Vai. E io ho sempre sognato di avere un nano panettiere. Ma perché? Ma praticamente ti ci batte. Ma mezzo forno. Ma perché? 45 gradi. Abbia farina no culo. E poi praticamente la zicca infla la cuoppola. Ma dai. Uso uso cosa, un manico per infilare la pizza nel forno. Ma perché ascolto il rutto finale, un colpo di scena. Cioè, gli ascoltatori sono malati. Ma poi se ascoltatore abbiamo ovviamente il clou. Ma basta, vai. Care di Revolution, Possessione, notizia pazzesca, ragazzi. Cioè, praticamente farò un duetto con la signora Whitney Houston. Cacetto, ragazzi, con la bella sotto spiriti, cacetto, la rivolta in vita, c'è una bella novità e vado a doio. Ma tu non lo fomentare a questo cretino che ci manda sempre gli audio messi. Va bene, Gabriele, ti sei divertito stasera? Mi sono molto divertito, direi. Tornerai? Tornerò. Sì? Tornerò. Ma se ti fermassi qui un paio d'anni, che diresti? Ma sì, ma ci vediamo qua giovedì prossimo. Tu rimani qua, eh? Allora mi lasciate qua. Sì. Ti lasciamo la filazzetta dell'area tipo i cani. D'accordo. Bau. Dov'è la mia ciotola? E questo è lo spirito giusto, cazzo. Va bene, va, andate a fare in culo anche oggi, mi avete rotto i coglioni. Voglio staccare, va bene. Cominciamo a ringraziare, grazie al Teletubbies che non viene mai, ha veramente rotto le palle alla grandissima. Grazie naturalmente a Vincenzo Burrafato e alla parte streaming curata da lui che chatta in lingue diverse con non so chi. Ma con chi cazzo chatta, cretino. Siamo internazionali. Ah certo. Thank you for everybody who's listening on speaker.com here. That's great. Oh, did you speak English? Thank you, eh? Really? Speaking English very well. Adesso le notizie in inglese con Marco Lazzarelli. Good afternoon. E anche nel cesto di casa mia sono le 23.03. Una piccola citazione così. Allungami la sigla, Pupo, per favore, perché dobbiamo salutare anche naturalmente il nostro regista, The Magician, Pupo Azienda DJ. Questo fa l'applauso al sole. Autocompiacci. Sì, grazie naturalmente a Gabriele Incardona, ospite, e si spera anche Spalla dalla prossima puntata. Con piacere. Ma grazie soprattutto a tutti coloro che chattano ogni volta con noi, ci scrivono sulla pagina di Facebook. Da Lazzarelli è tutto, andate a cortesemente a ficcarvi un dito nel culo. Ci risentiamo giovedì prossimo a partire dalle 22. Ciao!